Cosa? Vuoi che mi faccia vedere in faccia? No, no, no. Oggi, guarda, sono veramente in delle condizioni indecenti. Sono bruttissima. Cioè, preparati, io te lo dico. Sei pronto? Ok. No, no, oggi veramente. Non riesco a guardarmi. Sono anche piena di bolle in faccia. Ma si vedono? Cioè, non guardarle troppo. Quindi che hai fatto oggi? Anzi, aspetta, prima che poi ti interrompo. Ma non mi fai complimenti agli occhi? Cioè, tutti rimangono stupiti per il mio colore e tu non mi dici nulla. Cioè, ti fanno schifo, non ti piacciono? Cioè, so di non essere bella, però almeno quelli sono carini, no? Anche se non sono bellissima, sono veramente un sacco simpatica. Cioè, me lo dicono davvero tutti. Comunque, torniamo a noi, che hai fatto oggi? Aspetta, ma lo sai che oggi ho beccato in giro il mio ex con la sua nuova fidanzata? No, aspetta. Perché? Sicuramente sarà andata via la connessione, cioè non può aver riattaccato. Che dite, andiamo a mangiare al sushi? No, scusate ragazze, cioè scusate, però lo sapete che io sono così minuta, con lo stomaco piccolo, non ho molta fame, quindi per favore, se possiamo andare in un posto dove mangiamo tutte, no? Quindi Alice, tu che mangi sempre tanto e conosci un po' di posticini carini, non è che potresti consigliarcene uno dove si mangia bene, non si spende meno troppo, insomma? Potremmo andare al Mac, che dite? Sì, per me va bene. Ok, sì, ma cosa posso mangiare io lì? Cioè, cosa c'è che mi piace? Ma seriamente fai? Ma cosa stai dicendo? No, vabbè, ragazzi, dai. Io non ci sono mai stata, non è che lo faccio apposta, cioè... Non lo so, sembrate veramente che non mi conoscete. Vabbè, adesso guardo il menù un attimo e vediamo cosa posso mangiare. Ma è questo? Sì, è quello. Dai, piace a tutti, qualcosa mangerai. Ragazze, no, io vi guardo mangiare perché non piace niente. Ma un panino, patatine fritte. Raga, io non le mangio queste cose, ma figuratevi se me le metto nel mio stomaco. No, sono grassissime, poi come rimango così minuta? No. Cosa vuoi mangiare allora? Allora, io volevo andare in questa pizzeria qui che è molto carina e si mangia benissimo. Cioè, io non ho esigenze, sono molto semplice, quindi se per voi va bene possiamo andare qua. Per me, per favore, delle alette di pollo piccanti, grazie. Se puoi non troppo peperoncino, però per favore. Ok. Ok, grazie mille. Ma non volevi la pizza? No, io prendo sempre queste quando vengo qui. Esatto, era proprio quello che stavo dicendo io, anche perché... Ehi, come state? Ma non credi che sia arrivato il momento di dire a Sara di starci alla larga? No, non lo so, eravamo a casa mia, dopo 10 minuti è arrivata anche lei. Adesso siamo da Luca ed esce dal suo bagno in pigiama, ma non è un po' inquietante? No, infatti sconvolta, veramente. Che succede, che sai? Scusa? Guarda, non c'è bisogno che parli, sii felice, non pensare a niente. Secondo me, per stare meglio dovresti andare nell'angolino là e fare quello che fanno tutte le ragazze, ovvero un selfie, lo posti su Instagram... È fatto, ti riprendi subito. Nel frattempo non ti preoccupare, io rimango qua con i ragazzi che parliamo un po' di calcio, della partita che ci sarà domani sera. Chi è che gioca più? Aspetta, prima che vai vuoi vedere una cosa? No, grazie. Ok, allora, questa, guarda, questa qua è per il basket. Ma non facevi danza? Sì, no, praticamente era un concorso danza più basket, infatti se ti guardi bene vedi questi diamantini qua circolari, sì. Circolari, sono stati fatti un po' male, rappresentano il basket, vabbè, però non è che ti devo dire tutto, anche perché se fossi stata una vera fan l'avresti saputo. Hai ragione. Sara, ci puoi spiegare gentilmente perché prima sei uscita dal bagno di Luca in pigiama? Ragazzi, per favore non ditele niente. Cioè, scusate, voi lo sapete e io non lo so? Raga, zitti per favore. Ragazzi, perché state ridendo di me? Che cosa avete detto? Cosa state facendo alle mie spalle? Ehi, ciao. Non sapevo ci sarebbe stata un'altra ragazza qui. Ciao. Piacere. Sei davvero molto carina, sai? Sì. Ok, ascolta, io sono come uno di loro. È per questo che sono qua. Berremo birre, mangeremo la pizza, giocheremo ai videogame, vedremo la partita. C'è almeno una di queste cose che ti piace fare? Ah, ma io non... Lascia stare. Sarà la prima e l'ultima volta che sarai qui. Sono stati carini ad invitarti, ma loro odiano le ragazze come te. Non dire niente. Ma vuoi per caso una felpa? Perché mi sembri un po' a disagio. Se vuoi salgo su in camera dei ragazzi e guardo se c'è qualcosa per te. Io uso sempre le loro felpe, quindi non ti preoccupare. Anzi, a me sono enormi, ma credo che a te vadano. No, grazie, sto bene così. Fede, puoi portarmi un bicchiere d'acqua, per favore? Oh, Fede... Lascia che te lo dica, tra di noi c'è veramente una chimica pazzesca, abbiamo un sacco di cose in comune.
Non credo che potrebbe mai interessarti, cioè siete troppo diversi. No, non ti preoccupare. Fede, puoi mandare un messaggio alla mamma dove le dici che sono con te perché mi si è scaricato il telefono. Oh. Ok, ascolta, mi dispiace. Comunque sei veramente bellissima e adoro il tuo vestito. Davvero mi dispiace se... No,